Buonasera Londra, benvenuti nella seconda parte su come mettere la massa muscolare. Nella prima parte abbiamo visto l'allenamento, se siete su YouTube vi metto qua sopra il link. Oggi vediamo invece l'alimentazione. Scopriamola! Allora, ci sono 10 punti fondamentali per quanto riguarda l'alimentazione durante il periodo di massa. Il primo riguarda il nostro corpo, il nostro organismo che non riconosce gli alimenti ma i nutrienti. C'è chi sostiene che sia meglio il riso, la pasta, le patate, il petto di pollo, il merluzzo, quello che volete voi, rispetto ad altri alimenti a parità di macronutrienti. Questo per fortuna non è assolutamente vero. È logico che se noi mangiamo un alimento che ha tantissimo sale, a livello estetico possiamo vedere delle differenze, ma il nostro corpo non sa se quelle proteine, se quei carboidrati arrivavano da un cibo rispetto a un altro. È logico che durante il periodo di massa, se noi mangiamo tanto ed eccediamo, per esempio, con le fibre alimentari, possiamo avere dei problemi gastrointestinali. Per questo alcune persone potrebbero preferire il riso, la pasta in bianco rispetto a quella integrale. In media si consiglia di non eccedere con 35-40 grammi di fibre al giorno per non avere problemi. Altri soggetti possono essere intolleranti ad alcune molecole e siccome le intolleranze guardano la quantità, a differenza delle allergie, per cui è indifferente quanto ne assumiamo, ma anche piccole dosi possono far partire la reazione immunitaria. Se siamo intolleranti al lattosio e eccediamo con i latticini, possiamo anche in questo caso avere dei problemi. Ricapitolando, durante il periodo di costruzione muscolare, scegliete gli alimenti che preferite, guardate che siano prevalentemente sani. Ma sono i macronutrienti a contare e non i cibi. Il secondo punto è quello più importante. Nella costruzione muscolare serve un eccesso energetico. Senza un eccesso energetico, a meno che non siamo dei novizi, a meno che non siamo delle persone fortemente in sovrappeso oppure che ci doppiamo, non possiamo creare nuovo tessuto muscolare senza un eccesso energetico. Questo eccesso energetico di quanto deve essere mediamente di 300 calorie sugli individui. Poi persone che hanno un'azione dinamica specifica molto elevata, ovvero il corpo converte in calore la maggior parte di quello che mangiano, possono anche aumentarla. Persone che invece tendono ad assorbire quello che mangiano possono introdurre meno di 300 calorie rispetto al loro TDE, rispetto al loro fabbisogno energetico giornaliero, ma questa è la quota media per gli uomini, mentre 200 calorie è quella per le donne. Quello che si è visto è che la capacità di sintesi del nostro muscolo è limitata. Introdurre più calorie non potenzia la sintesi proteica, ma va ad aumentare l'anabolismo delle cellule grasse. Se in un mese la vostra capacità di mettere muscolo è massima quella di 1 kg, se voi prendete 1,5 kg al mese, avete messo 1 kg nel muscolo e 500 grammi negli adipociti. Se prendete 3 kg in un mese, avete sempre messo 1 kg di muscolo, ma questa volta 2 kg di grasso. Per questo non va bene mangiare come dei porci. Noi ci vediamo più grossi, ci vediamo più pieni perché magari le scorte energetiche nei muscoli sono sature, ma a livello di tessuto contrattile non c'è differenza fra mangiare le giuste calorie in eccesso e a proposito. Anzi, più eccediamo e più arriverà quella resistenza insulinica che non permetterà più al muscolo di essere affamato, ma anzi inizierà a dirigere sempre di più le calorie verso gli adipociti, soprattutto quelli resistenti e ostinati, e sempre almeno al tessuto contrattile. Per questo, durante la fase di costruzione muscolare, dobbiamo stare attenti al rapporto fra sensibilità insulinica e resistenza, ma questo lo tratteremo
tratteremo nell'ultimo punto. Il rapporto tra i macronutrienti in massa come deve essere, l'abbiamo già visto in tantissimi video, vi lascio le grafiche da poter visionare. Quello che dobbiamo fare è capire il nostro TDE, quante calorie dobbiamo assumere al giorno per rimanere stazionari. Fare un eccesso medio di 300 calorie, in questo caso abbiamo il nostro rapporto energetico giornaliero, da qui che cosa facciamo? Ricaviamo le proteine, quante proteine assumere in massa, in media 1,5 grammi, 2,5 grammi, dopo vediamo quanti grassi assumere, anche qui abbiamo in media le persone dovrebbero stare intorno a 0,8 grammi, i soggetti che proprio non gestiscono i carboidrati possono arrivare a 1,2 grammi, 1,5 grammi, in rari casi fino a 2 grammi, ma non lo consigliamo, tutto il resto delle calorie sono i carboidrati. Quindi guardate quante calorie assumere, la quota proteica, la quota di grassi, quello che rimane sono i glucidi e questi sono i macronutrienti durante la fase di massa. Ricordiamoci che tutto quello che abbiamo detto, macronutrienti e eccesso energetico, ha senso soltanto se viene letto sotto la luce delle progressioni dell'allenamento e della varietà di stimoli. Se noi mangiamo di più, ma quando ci alleniamo non aumentiamo i parametri allenanti, vedete l'altro video che abbiamo fatto, e anche non variamo, perché da una parte dobbiamo aumentare la nostra forza, il nostro volume allenante, la nostra densità, ma dall'altra parte dobbiamo anche nella seconda sezione degli esercizi variare gli stimoli, perché se noi facciamo sempre la stessa cosa iniziamo ad avere una resistenza all'anabolismo dato da quella progressione lì, e anche se miglioriamo sono più i fattori neurali a beneficiarne di quelli muscolari. Quindi la massa è sempre regolata da una via di mezzo fra le progressioni allenanti e la varietà, la diversità degli stimoli che diamo cambiando semplicemente esercizi. Un altro punto è quanti pasti conviene fare. Tantissime persone ci scrivono e dicono: ma possiamo stare in normo calorica, addirittura leggermente in ipocalorica 5 giorni a settimana e poi strafogarci come dei maiali durante il weekend? È vero che il nostro corpo non guarda l'acuto, non guarda neanche il singolo giorno, ma guarda periodi più lunghi come la settimana, ma ha poco senso stare 5 giorni in normocalorica e fare un'ipercalorica di 48 ore esagerata. Durante la massa almeno 4-5 giorni durante la settimana devono essere di ipercalorica. Il periodo cronico di sovralimentazione deve essere almeno di 4-5 giorni, quindi purtroppo non potete strafogarvi come dei maiali e restare in normo gli altri giorni della settimana, ma cercate in media di avere quelle 300 calorie in più al giorno. Al massimo fatevi 2 giorni di normo calorica per averne 600-900 addirittura in più durante il weekend quando sgarrate, ma non fate l'errore di stare troppi giorni senza l'eccesso. Con la stessa filosofia ha poco senso fare il digiuno intermittente, fare soltanto 2 pasti molto molto calorici per un lasso di tempo ristretto e stare a digiuno durante il periodo di massa per le altre ore. C'è chi lo fa, chi anche ottiene dei risultati. In media conviene invece fare almeno 3, 4, 5, 6 pasti durante il periodo di massa. Il cardio in massa serve per migliorare la sensibilità insulinica? Sì, serve per migliorare la sensibilità insulinica, ma purtroppo lo fa soltanto durante quelle 30 minuti che state facendo cardio e quindi ha un effetto acuto, e se nel resto della giornata siamo in sovralimentazione non andremo a migliorare la nostra sensibilità insulinica a parità di eccesso energetico. Quindi se il vostro cardio vi consuma 300-400 calorie che poi andate a recuperare per essere in eccesso energetico grazie all'alimentazione, gli effetti saranno gli stessi. Il cardio vi darà dei benefici cardiovascolari, ma a livello di resistenza
resistenza e sensibilità insulinica, quello che conta è la media delle calorie che state assumendo durante il giorno e durante la settimana. Concludiamo con la cosa più importante. Nei natural è il rapporto fra sensibilità e resistenza insulinica che ci permette di direzionare i macronutrienti verso il muscolo e non verso l'adipocita. Che cosa succede? Succede che dopo un eccesso energetico, qui c'è una predisposizione individuale, dopo 8, 12, 16, 20 settimane, a seconda del soggetto, a seconda di come si è allenato e di quanto è stato l'eccesso, a un certo punto cosa succede? La resistenza insulinica prevale, anche se miglioriamo nell'allenamento, diamo più energie, non abbiamo più benefici muscolari. Perché? Perché le cellule del miocita, le miofibrille, sono diventate resistenti all'anabolismo e questo è dato dalla sovralimentazione. In questo caso dovremmo fare dei periodi di mini cut durante la fase di massa che possono durare 4-6 settimane a seconda di quanto tempo eravamo stati con una sovralimentazione. La fase di ipocalorica del mini cut ci permette di riprendere la giusta sensibilità insulinica, ci permette di dimagrire e togliere quell'eccesso lipidico, quell'eccesso adipocitario che portava le cellule ad avere una bassa sensibilità insulinica. Non fate mini cut troppo brevi come si facevano all'inizio, soltanto di 2-3 settimane, perché si è visto che appena torniamo in una fase di sovralimentazione, la resistenza insulinica che si era creata prima ritorna molto molto velocemente in 7-10 giorni. Quindi la fase di massa purtroppo deve essere una fase lunga. È inutile pensare di fare 2-3 mesi di massa, 4 mesi di massa. Conviene guardare un periodo di tempo. Nel natural bodybuilding addirittura con i mini cut fanno 2 anni. Diversi atleti non gareggiano tutti gli anni perché è troppo stressante per un natural, fanno 2 anni di costruzione muscolare per poi ritornare a gareggiare. Ora, se voi non dovete fare le gare, ma lo fate per il benessere, per il piacere personale, prendetevi minimo 6 mesi per impostare la fase di massa e vedere determinati risultati. Minimo. Ecco, con questo video penso di aver detto tutto. Se volete avere delle indicazioni nutrizionali, io vi consiglio il nostro ebook che vi insegna a gestire i carboidrati, perché è il punto cardine, il punto chiave per migliorare il nostro rapporto sensibilità resistenza insulinica, e da quello poi tutto è in discesa. Grazie di averci seguito per questi 2 video e noi, come al solito, ci vediamo con un prossimo. Buona giornata.